in agro di Villa Sor, giusto o mi sbaglio? Signor Cesare Erbi Serramanna, ah, ecco, siamo già a Serramanna. Torra incumbenza. Pronti? Siamo in agro di Serramanna e ci troviamo col signor Cesare. Signor Cesare, lei abita qui nella campagna. È un agricoltore diretto? No. Agricoltore indiretto, perché sto male, ma male. Il freddo che c'è, umidità. Quindi diciamo che mi sembra di capire che la sua, diciamo, sistemazione qui è una sistemazione che è iniziata temporanea per questioni di necessità ed è diventata permanente. Adesso quello che ho, il freddo, non ne posso prendere. Ogni tanto mi paralizza. Ho parlato col sindaco. Vado alle suore. Ma sono obbligato ad andare alle suore ad aspettare la limosina in un piatto di perché non me la dà l'assistenza che dà a tutti gli altri, che stanno meglio di me? Cesare, quanti anni ha? 68. 68? Anche la bocca ogni tanto mi blocca. E ha fatto da particolari patologie? Ma è inutile che io vado all'ospedale. Mi mettono bene, esco, entro lì, finito. Pensione? Pensione 400 euro. Porca miseria, neanche per prendere una bottiglia d'acqua basta. Ci fa visitare la sua abitazione, signor Cesare? Ma devo chiudere perché sono i gatti dentro. Devo chiudere. Vediamola, non si preoccupa. Oh, allora, attraverso questo cancello in ferro, recuperato con della rete metallica di uso militare, mi conferma la regia, attraversiamo questo piccolo patio che ci induce all'ingresso della casa del signor Cesare. La casa portoghese fica mai, con i vini sopra mesa, e si apporta umilmente batalai, sentasi a mesa con gente. Lei non si offenda, ma questa è una porcidaia. Una porcidaia? Un letto a magno, eh! No, ma proprio tecnicamente è una porcidaia di arero. Esatto. E lei abita qua dentro? Purtroppo. E dorme qua dentro? Vediamo un pochino, ecco qua, come vediamo dalle immagini, qui c'è un letto a due piazze nel quale il signor Cesare riposa. A prepotenza. Quando dorme, signor Cesare, cosa sogna? Di ammazzarmi, di mettere una coda qui, se viene il sindaco a visitarmi, la coda al collo. Non perché il sindaco non l'ascolta? Non lo so proprio. Se questa è questa la democrazia, boh. C'era uno che scriveva: se questo è un uomo. Si ricorda? Cosa? Se questo è un uomo, il titolo di un'opera letteraria. Esatto. La sua storia però, signor Cesare, qual è? Prima di essere qui, prima di avere 68 anni. No, mi bene. Cosa faceva? Paese, contadino, in campagna. Sempre qui a Serramanna? No, anche a Serramanna un paio di ore, una giornata, mi aiutava. A un certo punto cosa è successo? Questo ictus mi sta rovinando. Cosa gli è venuto? Ictus. Un ictus? Quindi lei ha proprio una patologia, insomma, della circolazione. Ogni tanto mi fa anche la bocca, la testa, sì. Insomma, a lei la sua è una storia di malessere sociale ma anche di salute. Esatto. Che è venuta a mancare improvvisamente. Esatto. Facendogli perdere un pochino la bussola. Al senso sociale gli ho chiesto un po' di cosa. Vada alle suore a mangiare. Vada alle suore, vedi se c'è freddo, tutto suore. Perché non ci manda le suore dalle suore tutti quelli che vanno a prendere i soldi e stanno meglio di me. Porca miseria. Io me ne voglio, non voglio andare da solo, non voglio il legato, voglio libero, un restaurante decente, una cucinetta, mi voglio libero, quando c'ho fame, mangio, quando c'ho sete, bevo. Mi sento bene di uscire a fare un giretto, esco lì, devo tornare con Taliasi, Lì deve sottostare ad una certa disciplina, gli orari. Esatto.
Senta, ma questa struttura nella quale lei abita, questo allevamento, diciamo, in disarmo, di chi è? È sua? No, di mondo, quello Quindi lei trova ospitalità a che casa da amici? esatto. No, non mi trovo bene qui. Ogni tanto mi blocca la gamba. Non fatico a crederle. Tra l'altro, io noto con piacere che il signor Cesare comunque ha un rapporto con gli animali. Quindi, nel cuore di quest'uomo qualcosa di buono ci sarà pure. Se lei ama gli animali. No, qualcosa, immagini qualcosa me la dai che l'ho messa in freezer. Antonello, macellaio. A fartura de carinho e a cortina da janela o luar, mais o sol que bate nela. Basta pouco, pouco Gli animali sono gli unici amici che ha. O Esatto. qualcuno lo viene a trovare, No, l'aiuta, c'è qualcuno che l'aiuta? nessuno. Nessuno l'aiuta. Fratelli, sorelle, finiti. Ho telefonato la settimana scorsa a mio fratello, ha risposto il figlio. Chi è? Dio Cesare, e te che ci vuole? Ai. Bello frati. Pezzi e mezzo, trabalhando in pari, castello, su costurcio. 3 mesi mangiando a spese mie. Mi sono sentito male. Vedi qualcosa che mi sento male. E te buoni. Sono vitao 3 mesi. Cesare, ma in queste condizioni è vergogna chiedere aiuto. No, se ne rido. Ha sempre il blocchetto dietro. Attenzione al blocchetto dietro. Faccia un appello. No, io chiedi. Le do, perché devo fare la domandina dell'invalidità. Non come che mi tenga, io gli do l'invalidità. Qualcuno che la curi. Che mi aiuti, che me ne vada qui, una camera come questa, la cucina e un posticino per i gatti. Stop. Io gli do l'invalidità. Almeno per vivere come un cristiano. E al sindaco cosa dice adesso? Ma cosa? Siamo sotto le elezioni, questo si ascoltano, eh. Ah, non mi interessa, io lo vedrai come faccio. Lo telefonato anche la settimana scorsa. Vino, vada in struttura delle suore. Mi faccia vedere dove si cucina a lei. Dove cucina? Custa? No, è tutto sfasciato. Custa è sta gara. Quindi chi deve privare su caffè e latte a mangiare, non di Dubai? In noi? Questa cosa a lui? Custo qui, e basta. Frigorifero? No, Legando, è tundio. E il bagno? A luna. Ah, così? A luna cala. Organizzato. Alla fred buon gusto, così. La pregunzia. Che do se lo cavo, pago caldente, ma mi devo sapere già forse. Ma fuste te cogliao, teni mulleri, figli. Mancuno. Non sei mai cogliato? Sono solo. Quindi è una persona sola, è una persona sola. Riusciamo fuori e vediamo di raggiungere, di guadagnare questo. Ecco, aspettate che cerchiamo di aprire questa porta, che anche questa mi sembra che è ricavata da una vecchia rete metallica. Insomma, elementi di fortuna che ci. Ecco qua, siamo di nuovo fuori. La situazione appunto abitativa del signor Cesare, che a dispetto del suo nome così imperiale. E purtroppo se la passa un pochino male. Questa è la storia di signor Cesare che vi abbiamo voluto presentare con tanto di appello al sindaco che non è stato fatto. Che va a fanculo. Ecco qua, questo qui è l'appello al sindaco. No, come si non chiama? È così, non è così a aiutare un cittadino. Ma come si chiama il sindaco? No, non riuscivo. Non riuscivo nemmeno. Felicità, non sei in città, viva la campagna. Nuova giornata di Serie A, nuova puntata del Trucco nel pallone.
Oggi special guest particolari, a breve li rivedremo. Oggi è tornato, udite udite, il nostro caro amico. Eccolo qui, alla mia sinistra. Ciao gente! In onore di Ballottelli, come vedete, Hollywood, cuffietta e allora, doppietta subito, Bentornato, presentiamo anche l'altro nostro ospite che è piccoletto, purtroppo è finito qui, non abbiamo l'amico immaginario. Me, attenzione. È qui. Tu dovresti saperne qualcosa, non vedo. Non ha visto un semirigore, diciamo, perché per me ci poteva stare. Esatto. Verità, signori, per amico me dell'arbitro stare. Questo era il quarto uomo, l'arbitro di porta, no? Quello sì. Che lì Sharawi è caduto, lui non ha visto. O meglio, ha visto quello che voleva. Gamba, guardava così, no? Ci è arrivata, diciamoci la verità, ragazzi. Quindi per te iniziamo subito, come sapete, c'è stato questo rigore contestato un pochino dall'Udinese. Sì. Qualcuno dice che era rigore, qualcuno dice no. Tu cosa dici? Io dico la verità, se non lo dava non mi sarei arrabbiato tanto, perché per me era il 50%, perché comunque il Shaarawy sposta il pallone, il difensore sì, prende la palla proprio perché il Shaarawy gliela sposta. Comunque noi ragioniamo sulla moviola come sempre, ma a velocità normale se lo dava, cioè sacrosanto, l'ha dato e... Ballottelli, signori, Super Mario doppietta all'esordio. Era facile, vabbè, pensare così dal vivo che potesse essere un rigore, ma obiettivamente sì, normale. Non era un rigore, dai. Diciamo che non era un rigore al 100%. Ripeto, se non lo dava non mi sei arrabbiato. Ecco. Per me non era rigore proprio, non era da dare. Poi c'è da dire che comunque il Milan ha colpito. Alla fine ha sferato il gol più volte, sì, del 2-0. Anche quel palo di Ballottelli all'inizio. Quindi comunque alla fine, dai, è stata anche un po' fortunata l'Udinese, sì. Con questo gol di rimpallo sì, su Zapata, su Zapata sembra, esattamente. Esatto. Però alla fine 3 punti meritati, dai, non abbiamo rubato, cioè non abbiamo rubato granché, diciamoci la verità, ragazzi. Una curiosa statistica del Milan è quella che comunque sono arrivati 2 rigori che non c'erano e comunque anche rivedendola la moviola in maniera molto evidente, 2 rigori con 2 bianconere, la è prima, vero. Vi siete riscattati di Muntari. La prima con la Juve, vabbè, cioè, però con la Juve su un rigore molto più inesistente rispetto a quello con l'Udinese, ci può stare, dai. Ci siamo un po' ripresi qualche piccolo interesse del famoso gol di Muntari, quello è vero. Ecco, ma Zeman è stato esonerato, forse è stato un po' presto per esonerare Zeman. Qui sì. Ti chiedo di fare un confronto, continuiamo brevissimamente a parlare del Milan, anche Allegri a suo tempo rischiò di essere esonerato nelle prime 8 giornate, il Milan faceva proprio cilecca. Io le situazioni degli allenatori le avvicinerei e il Milan ha gestito diversamente la cosa. Poi guarda com'è andata a finire. Ora Zeman subito sulla graticola e in un attimo esonerato. Esatto, allora tu sai benissimo cosa? Che io non sono un estimatore di Allegri, mi fa impazzire come allenatore. Però apprezzo che la nostra società, come è sempre quasi accaduto, l'ha difeso. Ha difeso e poi anche adesso a gennaio le ha messe a disposizione un paio di giocatori nuovi. Lui è stato anche fortunato con Shaarawy. Esattamente. Shaarawy ha fatto una grande giocata d'andata. Ed è stato anche quasi costretto a schierarlo, sì, spesso titolare, perché certo. Non aveva più dei titolari in attacco, sì, si era sì, infortunato Robinho, Pato, quindi comunque. Anche voi però ha dato fiducia, appunto si è poi inventato Costa difensore, ha trovato anche un deciglio. Cioè mi piace comunque questo fatto che la nostra società abbia difeso l'allenatore. Che però io vorrei puntualizzare che secondo me questo allenatore Allegri è rimasto. Perché il Milan non ha trovato nessun altro allenatore nel mercato che potesse sostituire. Non c'era nessuno, si parlava di Spalletti, ma Spalletti era lo Zenit. E Spalletti era vicino anche lui all'esonero, si diceva. Se fosse stato esonerato Spalletti, io credo. Che sarebbe arrivato Spalletti. Non quasi so, certamente. So Galliani, a sua detta, è molto innamorato di Allegri come allenatore, mi piace molto. E quindi tornando alla Roma, appunto, secondo me io, a me Zeman, a parte che fa simpatia, perché mi controlla il Juve molto, però a parte le battute adesso, io l'avrei tenuto perché sono, a meno che non fai dei risultati veramente penosi, quando dico penosi dico tipo il Palermo, che era una signora squadra nella sua piccola nobiltà di calcio, adesso è una retrocessione, allora cambi l'allenatore anche a metà stagione, a 3/4 di stagione,
Però Zeman l'ha ritenuto fino a giugno. Però ecco, nota la differenza tra Zeman e Luis Enrique. Luis Enrique ha più o meno l'andamento della squadra era tipo quello di Zeman. Zeman adesso ha tipo 3 punti in meno, siamo lì comunque. Però Luis Enrique è arrivato sino alla fine dell'anno e addirittura la dirigenza voleva tenerlo. Zeman l'hanno proprio scaricato perché l'hanno definito cancerogeno all'interno dello spogliatoio. Non ha saputo gestire bene lo spogliatoio, secondo me, andava d'accordo solo con tutti. Sì, ecco, mi lascia perplesso perché andava d'accordo con tutti, che prima di tutto è il capitano. È un totem per la Roma, cioè è inarrivabile praticamente in tutti. Quindi mi sembra strano che lo spogliatoio non seguisse comunque il capitano, che a sua volta seguendo l'allenatore doveva trascinare tutti. Quindi non lo so, io Zeman sì, si è parlato del caso di Stekelenburg, del caso di De Rossi. E vuoi mettere, poi Pjanic, pare che abbia litigato con Osvaldo anche. Comunque sono già 4 giocatori che in quanti mesi sono? Da settembre a oggi Totti poteva già intervenire, litigare così, Totti poteva intervenire, deve intervenire l'allenatore. Sì, ma anche Totti poteva fare da mediatore tra l'allenatore e il giocatore, anche simbolo come De Rossi ad esempio. Ma la statistica, se tu guardi De Rossi non ha mai avuto problemi con nessun allenatore. Sì, verissimo. Nemmeno in nazionale ne ha avuti 2 diversi, ha avuto Lipe, ha avuto Prandelli, addirittura con la Roma ne ha avuti tanti, ha avuto Ranieri, ha avuto Spalletti, sì, sì. Montella. Lui sembra che è l'unico con cui ha avuto problemi. Con Zeman. Ha avuto anche un allenatore di carattere molto forte come Capello, fu Capello a farlo esordire tra l'altro, sì, con Capello comunque. Sono con Zeman, quindi a questo punto forse il problema, non dico del calcio, ma per la Roma, magari in un'altra società può far bene, il problema per la Roma può essere Zeman. Però, piuttosto che anche il fatto che comunque la società manca, perché c'è Baldini e Sabatini, però proprio il presidente, la parte forte della società manca, perché comunque adesso, sempre in America, invece da noi Berlusconi a suo modo è presente, poi Gagliani è molto forte come figura, capito?